Fratelli e sorelle nel Signore, questa sera voglio parlarvi di alcune cose che riguardano la calunnia e la maldicenza. La calunnia e la maldicenza perché? Perché si devono distinguere, dobbiamo imparare, i credenti devono imparare a distinguere quando le accuse sono vere da quelle false, è chiaro, no? Perché? Perché ci sono. Vengono mosse accuse vere e vengono mosse anche accuse false. È chiaro che quando una persona commette una determinata cosa, viene accusata di averla commessa, quella non è calunnia. Se l'ha fatto, non è calunnia. Infatti, la calunnia cos'è? È un'accusa mossa contro una determinata persona. La calunnia è mossa contro una persona, ma con inganno, cioè c'è una falsità in mezzo. Questa accusa non è verace. Quindi, quando si parla di calunnia, quando si parla di diffamazione e poi anche la maldicenza, cioè il parlare male contro una persona, tutte queste cose partono con lo scopo preciso di distruggere la reputazione di quella persona. No, non è la stessa cosa il contrario, cioè quando i santi riprendono, accusano un falso profeta, un falso dottore, un falso pastore, un qualcosa, li accusano di aver commesso qualcosa, di aver detto qualcosa di falso, è chiaro che quella non è una calunnia, perché è verità, capite? Quindi. Come facciamo a riconoscere quando è una calunnia o una maldicenza? Se l'accusa mossa è vera, allora non è calunnia. Va bene. Quando invece l'accusa è falsa, è chiaro che l'accusa è una calunnia, tale accusa è una calunnia. Quindi, come si devono muovere i credenti? Perché badate bene, l'oggetto dell'attacco delle calunnie possono essere determinate persone, più magari di spicco, più in evidenza, in un gruppo religioso. Ma tutti i membri, e qui sta il problema, qui sta il problema, comprendendo se tutti i credenti comprendono che è importante riconoscere la calunnia e la maldicenza, tutti fanno gruppo, tutti fanno muro attorno alla propria chiesa, al proprio movimento, al proprio gruppo, e quindi la calunnia e la maldicenza no, no, non va avanti. Perché una delle caratteristiche delle calunnie e delle maldicenze, qual è? Uno la lancia, no? Come i pettegolezzi, uno li lancia, poi girano da soli quando trovano terreno fertile in coloro che ascoltano. Ecco che girano da soli, girano, uno lo passa all'altro, c'è un passaparola continua. Quindi, quando vedono quella persona accusata, tutti la guardano e si ricordano della calunnia che gli è stata lanciata. Attenzione, c'è la calunnia, chi fa girare le calunnie e la maldicenza, è chiaro che ci ha creduto nella calunnia e nella maldicenza. Quindi il credente questo no, non deve caderci, non ci deve cadere nella calunnia e nella maldicenza, non lo deve fare, non lo deve fare. Perché? Perché basta che uno chiede specificazioni, chiede motivazioni, chiede prove, ti viene detto: guarda che quel fratello è un adultero, è un fornicatore, è un ladro. Ma perché? Tu come l'hai saputo? Cioè, basta avanzare determinate domande specifiche e voi vi rendete conto subito, quasi subito. Cioè, la totalità delle calunnie con le prime domande cadono a terra. Ecco, quindi il credente deve acquistare quella sapienza, quell'intelligenza da riconoscere. Attenzione, non tutte, come vedremo poi, non tutte le accuse sono false, però attenzione, le accuse devono essere provate e questo è fondamentale. E se no io posso muovere verso di voi e voi verso di me qualsiasi tipo di accuse senza provarle. E questo non va bene, no? Cioè, no, non va bene. Non va bene muovere delle accuse senza provarle.
Anche a me mi dicono tante cose su determinati fratelli che già sono conosciuti, ma se io non ho le prove, anche se potrebbe essere vero, ma non ho le prove, non le posso girare, non le posso far girare. Io le ascolto e chiedo conferma, chiedo qui, chiedo là, ma non le posso usare verso magari i nemici della verità. Perché? Perché se non ci sono prove, non ci sono prove, né nei confronti di santi uomini di Dio e neanche verso uomini malvagi, no? Se ci sono uomini malvagi in mezzo alla Chiesa, anche se le accuse vengono mosse contro di loro, noi già lo sappiamo che sono persone malvagie. Però se quell'accusa non è provata, vale la stessa regola, non si può far girare, non la si può pubblicare, non si può farla girare ai fratelli, capite? Quindi è importantissimo, qui sulla calunnia e sulla diffamazione lavorano molto. Diciamo i falsi profeti, i falsi dottori, capite? Lavorano di dietro, calunniando e distruggendo una certa persona. Certi fratelli a volte si trovano da soli e non sanno perché, ma perché li hanno calunniati, capite? Hanno fatto girare una maldicenza alle loro spalle, loro senza sapere niente, tutti li guardano, lo guardano male perché? Perché qualcuno ha fatto partire una calunnia per distruggerlo, per distruggerlo. Ora, se i nostri nemici fanno girare calunnie contro di noi, ma questo è normale che le persone malvagie ascoltino le calunnie, lancino le calunnie e le facciano girare. Questo è normalissimo, va bene, nel senso va bene, nel senso è una cosa che per noi è assodata, è così, va male, anzi, non è che va bene. Però è così che funziona. Quello che non si deve fare invece qual è? È far penetrare all'interno della Chiesa di Dio queste calunnie e queste maldicenze. Bisogna chiedere, ma tu accusi il fratello di una certa cosa, ma è vera o non è vera questa cosa? Dimmi, come l'hai saputo tu? Chi te l'ha detto? Quali sono le prove? Capite? Con un paio di domandine fatte bene in base a di che cosa si sta parlando. Voi vi rendete conto subito se può essere vero o no, vi rendete conto subito e nel dubbio sempre lasciate stare, sono calunnie, maldicenze, gettatele via. Tanto se il Signore le accuse le vorrà confermare, poi le confermerà Lui quando il Signore vuole rimuovere qualcuno, quando vuole evidenziare qualcuno, quando lo vuole manifestare un falso profeta, un falso dottore. Basta pregare e aspettare, non vi preoccupate. Quelli usciranno fuori. Usciranno fuori da soli perché Dio li farà manifestare. Li fa manifestare perché la Chiesa li deve riconoscere questi calunniatori. Naturalmente vanno chi fa girare queste cose, cioè, deve pentirsi, ravvedersi, e se non si ravvede, se continua in quest'opera distruttrice, perché poi è un'opera che va rodendo dentro la Chiesa, capite? Una volta prende di mira uno, un'altra volta prende di mira un altro, e così via, così attacca tutti e distrugge tutti, capite? Ecco perché la Chiesa deve fare muro, dobbiamo essere come il muro di Gerusalemme, tutto attorno, e resistere a ogni cosa che cerca di entrare, che non è verace, che non è verace, che non presenta delle caratteristiche di verità. Non le possiamo accettare in nessuna maniera, neanche contro il nostro peggior nemico possiamo accettare delle accuse che non sono confermate o provate. Può essere pure l'anticristo, ma se l'accusa non è provata, non possiamo lanciargliela contro questa persona malvagia, capite? Quindi è importante questo, attenzione, è uno dei problemi, dei tanti problemi che si creano all'interno della Chiesa. Quindi questo bisogna capirlo bene, bisogna meditarci su, bisogna studiare alcuni passaggi biblici. Capire quando è una calunnia e quando non lo è, perché quando non lo è si va avanti su una certa strada, quando invece è una calunnia, una diffamazione, una maldicenza, allora lì si deve stoppare e si deve ammonire anche severamente quello che fa girare qualcosa senza essersi accertato, perché vedrete dopo che lo avrete bloccato, dopo che l'avete bloccato la maldicenza, praticamente, dopo che avete bloccato questo spargere, queste calunnie, queste maldicenze, questo fratello vedrete che dopo che si sarà manifestato, sarà più attento, perché se l'ha fatto in buona fede.
chiederà scusa e dopo sarà più attento. Se l'ha fatto invece in malafede, è chiaro che per lui non ci sarà più posto. E qui, cioè, non è che ci possiamo tenere tutti per forza. Chi vuole distruggere in mezzo al campo di Dio non ci può stare in mezzo al campo, capite? Questa è una regola che vale per tutte le chiese locali, per la chiesa di Dio in generale è invisibile, ma anche per le chiese locali, perché se non si fa barriera contro le maldicenze, le calunnie, si fa il gioco del diavolo, quindi bisogna imparare a riconoscerla. Ad esempio, sempre per introdurre questo argomento, leggiamo, andiamo a leggere in Marco, leggiamo delle accuse e controaccuse, per farvi capire che anche nella Bibbia ci sono molti passaggi che trattano di questo tipo di argomentazioni. Al capitolo 7 del Vangelo di Marco, leggiamo. Questo passaggio è conosciuto come i farisei e la tradizione, no? Quindi c'è un discorso fatto tra Gesù e gli scribi e i farisei. Vediamo cosa dicono. Allora si radunarono presso di lui i farisei ed alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme e videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono con gran cura lavate le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi. E quando tornano dalla piazza non mangiano se non si sono purificati con delle aspersioni. E vi sono molte altre cose che ritengono per tradizione, lavature di calici, d'orciuoli e di vasi di rame. E i farisei e gli scribi gli domandarono, perché i tuoi discepoli non seguono essi la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ma Gesù disse loro, ben profetò Isaia di voi ipocriti, come è scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Voi, lasciato il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini. E diceva loro ancora, come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Mosè infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è Corban, vale a dire offerta a Dio, non gli permettete più di far cosa alcuna a pro di suo padre o di sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata, e di cose consimili ne fate tante. Vedete, allora, Gesù e i suoi discepoli sono stati attaccati prima di tutto dai farisei e dagli scribi venuti da Gerusalemme. È stata mossa un'accusa nei confronti di Gesù e dei suoi discepoli, o meglio, nei confronti dei discepoli di Gesù. E siccome Gesù era colui che li ammaestrava, indirettamente l'accusa era rivolta anche a lui, cioè gli hanno mosso l'accusa, ma perché tu, diciamo, non osservi la tradizione dei padri e non la fai osservare praticamente, non la osservano i tuoi discepoli e tu non la fai osservare. Questa è stata un'accusa che è stata mossa dai farisei a Gesù. Quindi cosa ci fa capire questo? Che nei confronti dei santi uomini di Dio ci possono essere mosse delle accuse, capite? Cioè non si può impedire che si facciano delle accuse contro gli uomini di Dio, non si può impedire. Però si deve rispondere nella maniera giusta, poi come ha fatto Gesù. Che Gesù che li conosceva, no? Questi ipocriti. Infatti gli ha fatto comprendere che quelle accuse erano false, perché quelle accuse che erano state mosse contro Gesù, contro i suoi discepoli, facevano parte di una tradizione che non era nella parola di Dio, capite?
Ecco quindi che si comprende, quando si muovono delle accuse false, si può partire, ad esempio, dottrinalmente, quando le accuse riguardano un certo comportamento, una certa dottrina, certuni partono da un presupposto sbagliato, che è una falsa dottrina, cioè sono sviati quanto alla verità, non sono nella verità. Infatti Gesù, vedete, li chiama ipocriti. Questo popolo mi onora con le labbra, vedete? Quindi quante persone ci sono oggi che si fanno chiamare cristiani, credenti, protestanti, pentecostali, si danno i titoli più svariati, vogliono far sembrare che sono della Chiesa oppure che sono nella verità, perché magari un tempo lo sono stati credenti, ma da un certo punto in poi si sono sviati. E quindi cosa fanno? Tramandano insegnamenti che non sono da Dio, non li trovate nella parola, non li trovate. Eppure se li sono inventati loro. Infatti si danno regolamenti, si danno statuti, dicono che devi osservare tante regole, tante cose, ma che non sono nelle sacre scritture. E se tu non le osservi, ti accusano di non averle osservate. Ti impongono di pagare la decima, ad esempio. Perché se no Dio ti maledice, vedete quanto è grave quello che dicono. Ma questi non è che sono ignoranti, di più, perché sono imbroglioni, sono falsi, sono ingannevoli, sono calunniatori, perché maledicono il popolo che non paga la decima, quando invece non c'è nessuna maledizione sopra il popolo che non paga la decima. La decima era un insegnamento che era valido per l'antico patto, cioè tra le 11 tribù di Israele che dovevano pagare la decima ai leviti che servivano nel tempio. Questa era la legge della decima. Adesso non c'è più, ma anche perché è cambiato il sacerdozio. Voi dovete sapere che il sacerdozio è stato mutato. Essendo Gesù venuto, il nostro sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec, e non cioè per discendenza di Giuda e non per discendenza di Levi, vedete, il sacerdozio è mutato. Quindi non si basa più la legge di Cristo sui Leviti. La legge non si basa più sui Leviti, perché Cristo è venuto secondo l'ordine, è venuto secondo la discendenza di Giuda, vedete? Quindi è mutato il sacerdozio ed è mutato per forza di cose anche la legge. Quindi oggi sotto la grazia la decima non si impone più. Però vedete come si scagliano con un'accusa feroce. Tu rubi a Dio se non dai la decima. Vedete, questa è un'accusa. È un'accusa sbagliata però. Perché è volta ad arricchire le proprie tasche. Cioè c'è sempre un senso, quando si muove l'uomo malvagio ha un senso sempre per farlo. C'è sempre un senso, è quello di arricchirsi, quello di estorcere del denaro per intascarlo lui, capite? Minacciando i fratelli che se non danno la decima, cioè se non riempiono il suo ventre, le sue tasche, e Dio gli manderà una maledizione. E purtroppo la gente, i fratelli ignoranti che non conoscono le scritture e che credono a questi cianciatori e seduttori di menti, cosa fanno? Vengono presi dalla coscienza, cioè la coscienza li accusa, stanno male, no? Perché la legge fa questo, non ti fa vivere tranquillo. Se tu ti metti sotto il giogo della legge, dopo non te ne esci più. Non vivi più tranquillo e sereno, perché ogni giorno penserai: ma avrò dato tutta la decima, perché sennò Dio mi maledice. Poi ogni minima cosa che ti succede, cosa pensi? Ah, forse non ho dato tutta la decima. Cioè, dopo tu vivi in funzione della legge di Mosè, capite? E quindi non va bene, ma questo per farvi un esempio. Guardate quanto è grave, quindi. Invece Gesù a sua volta, avendo dimostrato che sono degli ipocriti che onorano il Dio solo con le labbra e non con il cuore, capite? Questi parlano di Gesù solo per il ventre, non per il cuore, capite? Questi pensano solo al ventre. La bocca è collegata al ventre loro, non è collegata al cuore, perché Gesù ha detto: dell'abbondanza del cuore la bocca parla. Il credente ha la bocca collegata al cuore. Questi invece cianciatori e seduttori di menti, imbroglioni,
Dove ce l'hanno collegata la bocca? Al ventre, oltre che tutto quello che dicono è volto al ventre, non al cuore, capite? E Gesù cosa, di che cosa li ha accusati? Li ha accusati, infatti, l'accusa che gli mossero i farisei era quello che non si lavavano le mani prima di mangiare, no? Prima di mangiare qualcosa, perché sennò potevano contaminarsi. Ma Gesù gli ha detto, guarda, non è quello, gli ha fatto capire dopo nei passaggi che non abbiamo letto, non è quello che entra nel ventre che contamina, ma quello che esce dal cuore, è quello che contamina l'uomo, no? E così dicendo faceva tutti i cibi puri, perché i giudei avevano tutto un elenco di cibi impuri che non dovevano mangiare e di cibi puri che invece dovevano mangiare. Ma Gesù gli ha dimostrato, badate bene, che non è un cibo. Non è un cibo che ci rende graditi a Dio. E quindi bisognava prenderlo, aveva un significato, diciamo, ai cibi puri. I cibi impuri rappresentavano figurativamente la separazione che c'era tra i gentili e i giudei, capite? I giudei erano puri, i gentili erano tutti impuri. Ma venuto Cristo, praticamente questa impurità è stata tolta. Questo lo leggiamo in Atti quando il Dio diede una visione a Pietro per spiegare appunto questo concetto. Quindi vedete, i cibi puri e impuri avevano un senso perché la legge conteneva ombre delle cose che dovevano avvenire, no? Che dovevano avvenire. Adesso invece che abbiamo la realtà delle cose, bisogna stare attenti a quello che ci viene insegnato, perché la decima, ad esempio, non è, o l'osservanza del sabato anche, l'osservanza della domenica, sono tutte tradizioni umane di cui la scrittura non ordina assolutamente né di osservare il sabato, né di osservare la domenica e neanche di pagare la decima. Badate bene che chi si mette a osservare queste cose poi è legato. Noi dobbiamo saperle affinché riusciamo, piacendo a Dio, se incontriamo persone legate da questi precetti, cerchiamo di spiegarglielo affinché siano liberati. Però dobbiamo sapere che ci sono queste accuse, perché se tu non osservi il sabato ti accusano che non sarai salvato perché non osservi il sabato, gli avventisti, no? E se non paghi la decima sarai maledetto da Dio. E poi ci sono altri, tipo, mi sembra che sono i battisti, che impongono la domenica, cioè tu la domenica non devi fare nessun lavoro, non devi fare niente, perché diventa praticamente il sabato, il giorno del riposo è domenica. Perché di domenica è risuscitato il Signore, no? Quindi è il giorno del Signore. Vabbè, Gesù è vero, è risuscitato nel primo giorno della settimana, che noi oggi chiamiamo domenica, vuol dire giorno del Signore. Ma sta scritto anche, Paolo dice che l'uomo carnale, no? Fa considerazioni riguardo ai cibi e riguardo ai giorni. Invece l'uomo spirituale considera tutti i giorni uguali. E quindi l'uomo maturo spiritualmente deve sapere che si attiene a tutto quello che dice la parola e ha maturato in sé quella certezza che tutti i giorni sono del Signore, non solo uno alla settimana, capite? Perché se io distingo i giorni, dico che solo uno è del Signore, gli altri sei di chi sono invece, capite? Quindi ecco perché noi non possiamo metterci a osservare dei giorni, neanche il giorno del riposo, perché tutti i giorni per noi sono del Signore, per noi dovrebbero essere sempre sabati, no? Tutti i giorni sono del Signore. Questa dovrebbe essere la posizione di tutti i credenti. Quindi sono stati accusati i discepoli e anche Gesù di non aver saputo, quindi insegnare ai suoi discepoli ad osservare la tradizione degli antichi, la loro tradizione però, non quella della parola di Dio. E Gesù li accusa che loro erano bravi ad annullare la parola di Dio per osservare le loro tradizioni. Capite cosa facevano i farisei? Quindi sia Gesù che i farisei avevano lanciato delle accuse gli uni gli altri. Però quelle di Gesù erano fondate sulla parola, quelle dei farisei erano fondate sulla loro tradizione. Quindi vedete, nel distinguere di queste due accuse, vediamo che quelle di Gesù erano vere accuse veraci, accuse che erano poggiate sulla parola. Infatti, quando gli dice, gli ricorda, perché loro cosa facevano questi farisei? Insegnavano che
Praticamente dovevano, se davano, no? Se promettevano di dare una certa offerta a Dio, e magari ancora non l'avevano data, ma l'avevano promesso, se venivano il padre e la madre che avevano bisogno di qualcosa, non gliela davano perché gli dicevano: no, guarda, io tu, ho promesso di dare tutto al tempio, tutto al Signore in quella maniera, e così non gli permettevano, vedete, non gli permettevano di aiutare invece i genitori, perché al tempio il Dio magari avrebbe provveduto diversamente se veramente c'era bisogno. Invece i genitori è giusto che provvedano ai propri familiari, no? A cominciare dai propri figli, dai parenti più stretti, e quindi questi erano riusciti in qualche maniera a far sì che, annullando la parola di Dio, si assicuravano le loro entrate. Hai capito? Capite come sono stati furbi? E guardate che vi cito questo appunto perché oggi sono furbi nell'introitare. Ci sono molti che riescono a inventarsi di tutto per far sì che tutte le donazioni arrivino al loro ventre e non vadano magari ai poveri. Che i genitori, se sono poveri, sono poveri. Se ci sono altri tipi di poveri, si devono aiutare i poveri, no? Quelli che il Signore ti mette davanti, fratello povero, cominciando dai fratelli, devo aiutare il fratello povero. Poi, se non posso dare, cioè se ho poco, poco, vedo un fratello povero e mettere nel cestino delle offerte, ma io devo dare, dovrei darle al povero, no? Così bisogna fare. Se me l'ha messo davanti il Signore, tanto se devo dare, devo dare. Poi decido io quanto dare, cosa dare, come dare, però è importante dare nel luogo giusto, al posto giusto, capite? Quelli che il Signore ci ha messo davanti. Infatti, questi qui che Gesù accusa sono persone che sicuramente davano al tempio, capite? Però non aiutavano i genitori che dovevano aiutare come prima cosa. E quindi vedete, non è che li accusa che non davano, ma li accusa, e l'accusa di Gesù era che non davano al posto giusto, che non davano ai genitori che avevano, al padre e madre, capite? Quindi, le accuse di Gesù erano volte, erano giuste, erano le accuse invece dei farisei e degli scribi, che erano delle calunnie. Perché? Perché erano false, perché erano supportate dalla loro tradizione, non dalla parola di Dio. Infatti a noi oggi di che cosa ci accusano? Ci accusano: ah, voi state sempre lì a giudicare, voi puntate sempre il dito, non, voi avete una trave nell'occhio e guardate il bruscolo che è nell'occhio degli altri. Ma scusa, ma se c'è una trave, fammela vedere qual è. Se io non la vedo la mia trave, fammela vedere, mostrami qual è la trave. E nessuno ancora è riuscito a mostrarci tutte le numerose travi che abbiamo nei nostri occhi. Ma perché? Perché parlano solo per calunniare, per distruggere il lavoro che noi stiamo facendo. Anche un lavoro confutatorio di annullare tutte queste false dottrine che purtroppo oggi avevano preso, fino a qualche decennio fa, avevano preso tutta la Chiesa. Le false dottrine ormai sguazzavano in tutta la Chiesa, abbiamo dovuto martellare in tantissimo, in diversi punti, in diverse dottrine, per smantellare tutte queste false dottrine, sradicarle dai cuori dei credenti. Non è stato facile, ci sono voluti degli anni, che la gente le leggeva le cose, all'inizio si faceva una risatina, poi hanno cominciato a vedere piano piano che le cose stanno così, perché il Signore poi avrà confermato la verità. Il Signore Dio conferma sempre la sua verità, capite? Quindi vedete, farisei e Gesù che si sono accusati a vicenda. Questo per farvi comprendere che non tutte le accuse sono sbagliate. Cioè, l'accusa bisogna vedere se è vera o no, la dobbiamo ascoltare per vedere se è vera o no. Se non è vera, la dobbiamo stoppare immediatamente e bloccare e chiedere spiegazioni ulteriori.
per vedere dove si appoggiano queste accuse. Se sono false, ammonire severamente quel fratello. Se non si pente, avvisare la Chiesa perché quello è pericoloso. Uno che sparge calunnie è una persona pericolosa, una persona che comincia a spargere maldicenze e calunnie. Ne abbiamo avuto una in mezzo a noi e ha cominciato a farlo pubblicamente in maniera sbagliata, cioè non era neanche nella ragione, non avrebbe dovuto farlo neanche se aveva ragione pubblicamente, perché non era quello il caso. Ma era anche nell'errore, quindi vedete come i maldicenti possono esserci in mezzo a noi e dobbiamo stare attenti, gli diamo il tempo di ravvedersi. Se si ravvedono, poi vediamo, ma se non si pentono, se non si ravvedono, non possono stare in mezzo a noi. Questi calunniatori maldicenti poi rovinano la tranquillità, la serenità. Abbiamo già tanti problemi, ognuno ha i suoi problemi personali. Poi ci carichiamo gli uni gli altri anche dei problemi degli altri, perché uno c'ha un parente che non sta bene, c'è quell'altro che è così, altri problemi. Quindi stiamo pregando gli uni per gli altri, ognuno c'ha i suoi problemi e anche carico di problemi di altri fratelli. Arrivano i calunniatori e cercano di spezzare le gambe così a destra e a sinistra. Non possono entrare, non li dobbiamo far entrare, capite? Dobbiamo stare attenti a questo. E al parlare bisogna stare attenti sia a come si parla, ma anche a come si ascolta. Perché Gesù disse una volta ai suoi discepoli: badate dunque come ascoltate. Badate, state attenti, non si può ascoltare tutto. Come capite che può essere una maldicenza? Bloccatela, non sentitela, è veleno per l'anima. Capite? È il diavolo che sta parlando per distruggere. Perché quel calunniatore lì, se oggi ti piace a te ascoltarlo, sappi che l'indomani, quando incontrerà un altro, può calunniare te, può spargere maldicenza, e questo è un detto che poi alla fine è corretto nel mondo, no? Tanto se oggi parla male con te, parla male di un altro, poi quando incontra quell'altro parlerà male di te, e quindi se l'hai, quando sta parlando male di qualcuno davanti a te, sappi che è un maldicente, un calunniatore. Se non prova le accuse, bisogna che sia, diciamo, sia ammonito severamente, e se non si ravvede deve essere poi messo sotto disciplina. Non ci possiamo tenere tutte le persone dannose. Se una persona è dannosa in mezzo alla Chiesa, non perfetta, attenzione, non cerchiamo persone perfette, non ce ne sono persone perfette neanche nella Chiesa, ma noi cerchiamo persone che siano sincere e che sbagliano e chiedono perdono, non persone che vogliono distruggere i fratelli, la Chiesa, la fratellanza. Quelli sono dannosi. E la calunnia e la maldicenza sono le armi più usate. Cioè, noi credenti, no? L'arma più usata, abbiamo due armi che usiamo in modo particolare: la preghiera e la predicazione, il parlare, no? Quello che diciamo con la bocca o scriviamo. Ecco, dovete sapere che la parola la usano anche i nostri avversari, solo che non avendo una base biblica, non essendo sospinti dallo Spirito Santo, ma sospinti bensì da spiriti maligni, ecco che cosa fanno? Lanciano false accuse, maldicenza, calunnie per distruggere, perché lo scopo della calunnia e della maldicenza è distruggere quella persona, distruggere, raggirare, macchiare il suo onore, mettere dei dubbi e delle ombre verso quella persona. Vi faccio un esempio, attenzione, io la sto mettendo così, ma la calunnia arriva anche in maniera fine, no? Ad esempio, una delle calunnie che si muovono: ah, ma è il vostro dottore, il dottore lì, il vostro dottore Giacinto, non si sbaglia mai, allora è infallibile, capite? Cioè, ti mettono nella mente un dubbio, ti seminano dei dubbi, perché allora tu dici, cioè, vedete, vi mettono un paragone che se uno non ha sapienza, non ha intelligenza, non è sereno con se stesso e con Dio, comincia a rodere dentro, no? Perché se uno pensa con quelle parole che ha ricevuto, dice: allora, se io dico che sbaglia, allora devo dire dove ha sbagliato, quali sono le false dottrine che insegna, e così è uno come tutti gli altri, capite? Se invece dico che non sbaglia, finora non ha sbagliato, ecco che
Ecco che allora dobbiamo dichiarare che è infallibile. Cioè, guardate che le calunnie, il germe del dubbio verso una persona per distruggerne l'onorabilità, la credibilità, guardate che a volte assume delle forme non facilmente riconoscibili. Però voi dovete stare tranquilli, cioè voi dovete affidarvi al Signore, se non sono provate, non siamo io finora. Cioè, non è che nella condotta sarà perfetto, caro fratello, ma voglio dire, nella dottrina per adesso io ho dovuto riconoscere che d'altronde se un dottore costituito da Dio, se comincia a insegnare falsità, poi il Signore gli toglierà il dono, gli toglierà il dono di insegnare, gli toglierà una parte della verità, si manifesterà qualcosa, capite? Però fino adesso, grazie a Dio, anche perché studiando e pregando il Signore poi ci guida, poi uno non è che si mette a parlare di cose difficili o di cose che non ha capito bene, si mette a parlare di cose certe e quindi non ti puoi sbagliare, no? Non ti puoi sbagliare. Quindi vedete come la calunnia e la fornicazione, la maldicenza possono prendere delle forme anche sottili che difficilmente riconoscibili. Già nella legge, se andiamo avanti con i passi della scrittura, già nella legge, nel libro del Levitico, nel libro della legge, era vietato, era ordinato, di non calunniare, di non diffamare, no? Quindi è scritto in Levitico 19, Levitico 19:16. Non andrai qua e là facendo il diffamatore fra il tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo. Io sono l'Eterno. Vedete? Non si deve attestare il falso e non si deve quindi diffamare, non si deve calunniare. Diffamare, calunniare sono sinonimi, cioè si parla contro qualcuno, capite? Si distrugge l'onorabilità di qualcuno. Non è così quando uno se è un falso profeta, noi gli dimostriamo che è un falso profeta, non è che stiamo ledendo la sua onorabilità, stiamo togliendo la sua maschera, che è un'altra cosa, capite? Non ha onorabilità un falso profeta, un falso dottore, un falso pastore, non ha onorabilità un massone travestito da pecora, travestito da credente. Che onorabilità c'ha? Io parlo spiritualmente. Non ne ha, non ne ha. Quindi, se uno lo accusa giustamente con le prove di essere quello che è, di essere un lupo, praticamente quell'accusa, anche se la sua onorabilità viene lesa, ma giustamente perché quello lì non era una pecora, era un lupo, quindi se gli togliamo la maschera rimane il lupo. Quindi vedete, l'accusa serve a svelare l'inganno, perché l'inganno è lui, capite? Non è nell'accusa. Invece il calunniatore cosa fa? L'inganno sta nell'accusa, non in colui che viene accusato. Quindi è diverso, cioè, si può accusare giustamente, dobbiamo farlo però con giusto giudizio, con prove certe e validi ragionamenti tratti dalle scritture, che sia chiaro questo, cioè le accuse, se uno non è sicuro, non sa cosa dire, non deve muovere accuse, non deve fare niente, perché tanto il Signore poi le farà venire fuori le cose, quindi non c'è bisogno di forzare, no? Di lanciare per forza un'accusa contro qualcuno. E la scrittura parla anche contro la maldicenza, che sono quelli che vanno in giro a parlare male dei fratelli. Attenzione, fate attenzione, fratelli, dovete bloccarli, dovete stoppare queste voci che distruggono piano piano il morale e la fiducia e la credibilità anche nei fratelli. Attenzione, io non dico che le accuse non devono essere ascoltate. Se sono provate, se non sono provate, che cosa ascolti a fare? Capite? Dopo vediamo anche quello delle accuse che bisogna ascoltare, anche le accuse bisogna ascoltarle quando sono provate. In Prima Timoteo leggiamo sulle maldicenze, al capitolo 6, dal versetto 3.
Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo pietà, esso è gonfio e non sa nulla, ma langue intorno a questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni, d'uomini corrotti di mente e privati della verità, i quali stimano la pietà esser fonte di guadagno. Vedete qui, qua, come si arriva qui, come arriva Paolo alla maldicenza? Facendo questo passaggio. Se qualcuno insegna una dottrina diversa, cioè se qualcuno insegna dottrine diverse da quelle che insegnavano gli apostoli e Gesù Cristo, quelli lì non si attengono alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, capite? Oggi noi dobbiamo insegnare le medesime cose che insegnavano gli apostoli, che insegnava Paolo, che insegnava Gesù. Bisogna attenersi a queste sane parole. Se qualcuno non si attiene a queste parole, cosa succede? Esce fuori, si svia quanto alla verità, quanto alla sana dottrina. Questo si svia. E cosa succede? Si gonfia. Non sa nulla, cioè della verità non sa nulla. Magari si può studiare tutto il greco, tutto l'ebraico, ma della verità non sa nulla. Conosce il greco, fa discorsi pomposi, tutti pieni di sapienza umana, filosofici, ma della parola e della verità. Questi qui non sanno nulla, sono gonfi della loro conoscenza, capite? Non della, perché la conoscenza della parola, della verità, non gonfia. Quello che gonfia è la conoscenza umana. Quelli che vanno a dire abbiamo i titoli, abbiamo studiato, abbiamo la laurea in scienze religiose, lì dove ci sono i professori, i docenti che sono massoni, capite? E poi si vantano di avere il titolo di pastore, di dottore o altre cose. Ma hanno imparato tante cose lì, sicuramente hanno imparato tante cose, ma non hanno imparato la sana dottrina. Hanno imparato tante cose, diciamo, quisquiglie tutte attorno alla religione o di religione di altri, ma non hanno imparato la sana dottrina. Questi si sono gonfiati, pensano di sapere, ma non sanno nulla. E quindi sviandosi, vedete, non essendo nella verità, sviandosi dalla verità, cosa succede? Che questi qui languono, cioè si agitano intorno a questioni di parole, fanno discussioni su determinate parole per cercare di dimostrare che hanno ragione loro, no? E da queste discussioni, però, una volta che si sono sviati dalla verità, queste persone cosa fanno? Fanno discussioni che portano che cosa? Vedete, fanno nascere invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di uomini corrotti di mente e privati della verità. Anche i servitori di Dio devono rispondere, perché devono avere una. Perché anche gli anziani, una delle caratteristiche che devono avere gli anziani è quello che devono essere capaci di convincere i contraddittori. Però non riuscirai a convincere sempre tutti. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che chi è nella verità deve contrapporsi comunque a chi annunzia la menzogna. E lo deve fare dimostrandolo con le sacre scritture. Gli altri invece che non intendono perché si sono gonfi, sono sviati quanto alla verità. Sono gonfi perché parlano da loro stessi, non più attraverso le parole degli apostoli, ma parlano da loro stessi, oppure prendono da qualche altro uomo, no? Come oggi abbiamo visto, ci sono i novelli calvinisti che si sono messi a tirare fuori le dottrine di Calvino, a presentarle, come se fossero l'Evangelo. Assolutamente no, ma Calvino ha messo a morte tanta gente. Ha insegnato a battezzare i bambini piccoli, i neonati, credeva ancora alla perpetua verginità di Maria, non credeva nel millennio, cioè, vedete, avrà pur detto qualcosa di corretto, ma c'aveva anche tante cose di sbagliato, quindi noi dobbiamo accettare sia l'uno che l'altro, quindi non posso prendere ad esempio uno di cui una grossa parte degli suoi insegnamenti sono contro la Bibbia. No, non posso prendere a modello, preferisco prendere a modello gli apostoli, capite? Cioè,
Ci dobbiamo rifare agli apostoli e a Gesù. Ecco a chi ci dobbiamo rifare. Lasciamo stare. I fratelli li ascoltiamo, attenzione, non è che non ascoltiamo i fratelli che parlano, che scrivono, leggiamo, ascoltiamo e valutiamo tutto con le sacre scritture, stiamo sempre attenti, perché non è che dobbiamo disprezzare anche i fratelli che parlano, che scrivono, no, dobbiamo essere però attenti, prudenti, vegliare, stare in guardia, sempre, stare sempre in guardia, perché siamo in guerra e il maligno avanza con le sue falsità per cercare di farci cadere, capite? Per farci uscire dalla strada maestra. Questo è l'obiettivo del maligno, farci uscire dalla retta via. E noi non ce ne dobbiamo allontanare nella conoscenza della verità. Nella condotta, nei sentimenti, dobbiamo essere fermi nei nostri sentimenti, crescere nella conoscenza della verità e condurci come piace al Signore. Così dobbiamo andare dritti, sempre, senza deviare né a destra né a sinistra. Quindi abbiamo visto che quelli che si sviano, perché qui sono quelli che anche sono fuori dalla sana dottrina, quindi si sono sviati. Ecco che ci contrastano, infatti provano invidia, no? Provano invidia, ad esempio contro Giacinto provano una enorme invidia, perché si vede che conosce le scritture, è una cosa evidente, non è che possiamo dire che possiamo nasconderla, è una cosa evidente, quindi provano un'invidia terribile nei suoi confronti e lo attaccano e vogliono vederlo cadere. Hanno imparato tanto da lui, tutti quanti, ormai amici e nemici, però lo vogliono vedere cadere per invidia, capite? L'invidia, la carie delle ossa, è qualcosa che non ti fa stare bene vedendo il bene degli altri. Cioè, l'invidioso guarda il bene degli altri, la felicità degli altri, le opere prosperanti degli altri e ne prova dolore, capite? L'invidioso cosa fa? Prova dolore perché gli altri gli riesce qualcosa o stanno bene. E questi sono sentimenti che ti distruggono interiormente. Ecco perché insieme alla conoscenza e alla condotta dobbiamo guardare anche i nostri sentimenti. Perché se in noi nasce dell'invidia amara o rancori o altre cose negative, non va bene uguale, anche dentro i sentimenti, perché noi possiamo conoscere tutta la parola e tutta la sana dottrina, possiamo anche metterla in pratica, ma se nel cuore abbiamo dell'invidia, abbiamo qualcosa che non va, non andiamo bene lo stesso davanti a Dio, eh? Quindi tre cose devono corrispondere per essere a posto con il Signore. La conoscenza della verità, perché se non c'è la conoscenza, non possiamo mettere in pratica correttamente quello che Dio vuole che noi facciamo. Conoscenza. La condotta, quindi mettere in pratica, e interiormente i nostri sentimenti devono essere sempre sotto controllo, sempre controllati, deve essere tutto a posto in questi tre elementi. Quindi se c'è qualcosa che non va in queste tre cose, il credente, deve mettersi a posto, deve mettersi a posto. Quindi abbiamo visto qui, vedete, tra gli effetti di uno che si gonfia, sviandosi dalla verità, c'è anche la maldicenza, cioè sparge male voci, delle calunnie contro i fratelli, indipendentemente che siano servitori di Dio oppure no. Spargono male voci contro gli altri, perché hanno un obiettivo ben preciso. L'obiettivo di queste persone è la distruzione di quelle persone che attaccano, capite? Perché vogliono innalzarsi loro, o lo fanno per un loro profitto, qui dice per il loro proprio guadagno, ma per un loro proprio profitto, o di visibilità, oppure per altri motivi cercano di distruggere gli altri, per innalzare se stessi, capite? Per emergere loro stessi. Ma qui noi non è che ognuno di noi deve emergere con le proprie forze. Qui uno che emerge, emerge perché è Dio che lo fa emergere, non è che dobbiamo emergere perché uno ho deciso io, emergo perché sono io. No, uno deve pregare, studiare e poi verrà il momento che si vede, la crescita poi si vede, come degli alberi che stanno crescendo. Quando un albero cresce più veloce di altri e comincia a fare delle foglie, delle fronde belle ampie, dove tutti gli uccelli del cielo vanno a diciamo, appoggiarsi nei suoi rami, si vede, non può rimanere
nascosto, però deve prendere l'acqua. Quell'albero per crescere grande deve prendere dell'acqua, deve trovare delle falde acquifere che gli permettono di crescere in maniera sana, non con acqua avvelenata, capite? Quindi fare radici, deve badare inizialmente a fare radici profonde, a cercare l'acqua, cercarla profondamente, l'acqua è la parola di Dio. E quindi poi a suo tempo verrà il frutto, sicuramente verrà. Bisogna aspettare il Dio e Dio poi opererà a suo tempo. E non cercare il proprio tempo distruggendo gli altri con la maldicenza e con la calunnia. Adesso voglio farvi degli esempi che diciamo sono state mosse delle accuse, però che non sono calunnie. Questo per dimostrarvi che ci sono accuse che non sono delle calunnie e delle accuse invece che invece sono calunnie. Quindi vi farò degli esempi dell'uno e dell'altra parte. Cominciamo con degli esempi che non sono calunnie. Andiamo a leggere prima Timoteo 5, 20, questo l'abbiamo citato anche tempo fa, 5,19, scusate. Non ricevere accuse, qui praticamente le epistole di Paolo a Timoteo sono molto importanti dal punto di vista che Timoteo ha ricevuto un incarico. Timoteo era giovane, Timoteo aveva ricevuto l'incarico di rimanere, mi sembra, a Efeso. Di rimanere a Efeso, ecco 1:3 di prima Timoteo, di rimanere a Efeso e di terminare le cose che Paolo aveva iniziato evangelizzando e si era creata una chiesa, una comunità e poi aveva lasciato Timoteo per sistemare le cose che c'erano ancora da fare. E quindi gli scrive queste due epistole, la prima e la seconda epistola di Paolo a Timoteo, dove gli fa l'elenco delle cose che Timoteo doveva fare, doveva insegnare, doveva badare, doveva applicare a quella chiesa, perché Timoteo era giovane, quindi Paolo gli ha scritto delle cose molto importanti che Timoteo doveva poi insegnare e mettere in pratica in quella chiesa, che Paolo era più anziano, no? Di età, aveva più esperienza, Timoteo era giovane. Ora, tra le diverse istruzioni che Paolo ha dato a Timoteo ci sono anche queste parole. 5:19, prima Timoteo. Non ricevere accusa contro un anziano se non sulla deposizione di due o tre testimoni. Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, onde anche gli altri abbiano timore. Quindi cosa gli dice qui Paolo a Timoteo? Gli dice che non ne deve ricevere accuse contro un anziano. Noi diciamo che non si dovrebbero ricevere verso nessuno, però qui in questo caso specifico Paolo vuole proteggere gli anziani perché sta parlando degli anziani, ma è chiaro che anche se sta parlando degli anziani, in un certo senso vale per tutti i credenti, cioè non possiamo ricevere accuse che non siano fondate, che non siano provate, che non abbiano testimoni, capite? Qui in particolare per gli anziani dice che ci vuole anche un solo testimone non era sufficiente, vedete, un solo testimone non era sufficiente. Affinché Timoteo ricevesse un'accusa contro un anziano. Attenzione, qui vedete, si parla di accuse, ma non dice Paolo che non si devono ricevere mai le accuse, no? Alcuni dicono che noi non dobbiamo accusare i fratelli, no? Ci accusa, l'accusatore è il diavolo, no? No, l'accusatore falso è il diavolo, che calunnia è il diavolo, ma coloro che muovono delle accuse veraci, delle accuse che sono fondate, basate su prove certe e su validi ragionamenti biblici, quelle accuse non sono le accuse del diavolo, ma sono accuse di Dio contro i peccatori, che è un'altra cosa, capite? Infatti qui Paolo non dice che non si devono ricevere mai delle accuse, ma dice, pone l'attenzione sul fatto che solamente se ci sono due o tre testimoni l'accusa può essere considerata. Capite? Quindi se è fondata, se l'accusa è fondata deve essere presa in considerazione.
E qualora sia fondata, qui dice che andavano ripresi quelli che peccano, perché qui stiamo parlando di anziani che avevano, che se gli anziani peccano, vedete, qui dice vanno ripresi in presenza di tutti. È chiaro che se il peccato dipende dal peccato, non è che cioè, se uno, che ne so, ti ha schiacciato il piede, hai sbagliato nei miei confronti, adesso lo devo dire a tutti, capite? Cioè, bisogna anche avere una certa, comprendere anche certe cose. Cioè, qui si parla di determinati peccati che, diciamo, possono danneggiare la Chiesa. Quindi non cose di poco conto dovute a una questione personale, magari, capite? Se l'anziano lo vedete che commette adulterio, fornicazione o che ruba il denaro, è chiaro che va ammonito pubblicamente. Ma se l'anziano, che ne so, dice una parola in più, una parola in meno nei confronti di una persona, fa un certo errore, cioè lo si riprende privatamente, no? Possibilmente per vedere se si ravvede. Quindi, cioè, anche qui bisogna capire. Comunque, noi citiamo questi versetti per dimostrare che le accuse possono essere mosse. E certo, Paolo non ha detto, non ha insegnato che non ci doveva essere nessuna accusa, ma che dovevano essere provate. E infatti, se erano confermate, portavano alla conseguenza di riprendere la persona che aveva peccato. Davanti a tutti, dice, in presenza di tutti. Perché tutti dovevano avere timore, dovevano imparare. Questa riprensione pubblica in presenza di tutti, a cosa serviva? Serviva affinché anche tutti gli altri anziani imparassero. Badate bene che se anche voi commettete lo stesso errore oppure ne fate altri della stessa gravità, sarete ripresi davanti a tutti. Perché quando uno poi viene ripreso, giustamente, nel senso che ha commesso una cosa abbastanza grave, è chiaro che i fratelli dopo lo cominciano a guardare con sospetto, no? La cominciano a guardare un po', in una certa maniera e quindi, conviene non peccare, conviene, è conveniente, no, non commettere certi peccati che possono essere gravi, capite? Perché altrimenti perderai la credibilità nei confronti della Chiesa. E l'anziano deve avere la fiducia della Chiesa, deve sentirsi amato dai fratelli, non guardato in cagnesco. Però è chiaro che se l'anziano o anche un altro fratello pecca gravemente, è chiaro che i fratelli cominciano a guardarlo in maniera diversa. Ma questa è la conseguenza normale del fatto che se si commettono determinati peccati di una certa gravità, non di cose di poco conto, perché le cose di poco conto non, cioè, ne commettiamo tante tutti i giorni che non è che non le consideriamo, però non vanno considerate da mettere in pubblico. Quindi vedete, questo è un esempio. Ma andiamo avanti, perché Paolo ha dato a Timoteo anche altre istruzioni, sempre dello stesso genere. Adesso torniamo indietro, sempre prima Timoteo. Ecco, qui dice, prima Timoteo 1,18. Io ti affido questo incarico, o figlio mio Timoteo, in armonia con le profezie che sono state innanzi fatte a tuo riguardo, affinché tu guerreggi in virtù d'esse la buona guerra, avendo fede e buona coscienza, della quale alcuni, avendo fatto getto, hanno naufragato quanto alla fede. Fra questi sono Imeneo ed Alessandro, i quali ho dati in man di Satana affinché imparino a non bestemmiare. Vedete, qui Paolo, scrivendo a Timoteo, gli ha fatto sapere che c'erano alcuni che avevano naufragato quanto alla fede, vedete, erano venuti meno alla fede. Quindi, e gli ha fatto anche i nomi, vedete che ha fatto anche i nomi. Ha detto, sono Imeneo ed Alessandro. E gli aveva addirittura dati in man di Satana perché avevano bestemmiato. Avevano bestemmiato.
E Dio li e Paolo li aveva messi in man di Satana. Vedete, si lamentano con noi, che li cacciamo dalle nostre amicizie da Facebook o da Skype o dai nostri contatti. Non li vogliamo più con noi, quelli che si conducono male o si sviano quanto alla verità. Però non li mettiamo mica in man di Satana, attenzione, perché non abbiamo questa autorità. Ma l'Apostolo Paolo quindi faceva anche di più, non è che soltanto li estrometteva dalla comunione fraterna, ma li metteva anche in man di Satana, cioè li dava, li consegnava con la loro carne, li metteva in man di Satana affinché Satana facesse quello che voleva della loro carne, capite? Affinché imparino a non bestemmiare, vedete? E gli disse a Imeneo e a Alessandro, gli disse, affinché anche Timoteo sapesse queste cose, perché Timoteo doveva sapere da quelli da cui guardarsi, no? E questo lo dice anche per altri, ad esempio, andiamo avanti e lo dice di altri due. Capitolo 2 di Seconda Timoteo, versetto 16. Maschiva le profane ciance, perché quelli che vi si danno progrediranno nella empietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena, fra i quali sono Imeneo e Fileto, uomini che si sono sviati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Quindi Paolo mette, vedete, non ha messo in guardia solo contro Imeneo e Alessandro lì, ma anche contro Imeneo e Fileto, altri due. Questi qui cosa avevano fatto? Si erano sviati innanzitutto dalla verità, vedete, si erano allontanati dalla verità perché avevano cominciato a insegnare che la risurrezione è già avvenuta. E quindi questo loro insegnamento che cosa portava? Portava a sovvertire la fede di alcuni fratelli, no? Cioè, perché alcuni fratelli e la loro fede veniva scossa talmente tanto che veniva ribaltata praticamente. Veniva distrutta la fede di alcuni fratelli perché questi insegnavano che la risurrezione era già avvenuta, capite? Quindi era una cosa abbastanza grave. E si erano sviati dalla verità. Quindi Paolo dice che questi qui, praticamente, se il loro insegnamento proseguiva, che effetto faceva? Rodeva come fa la cancrena, vedete? Ecco perché è importante in mezzo alla Chiesa individuare queste persone che insegnano cose sbagliate e individuarle. Isolarli e poi se non si ravvedono, se non cambiano, bisogna toglierli dalla comunione, perché questi insegnamenti falsi cosa fanno? Vanno rodendo come fa la cancrena. Voi sapete che la cancrena parte da un punto e si allarga sempre di più, sale, no? Fino a quando non tocca membri del corpo che sono vitali. E dopodiché c'è la morte, la morte. Quindi noi, prima di evitare che molti muoiano, dobbiamo intervenire prima, tagliare la parte malata. Capite come si fa? Quindi qui Paolo mette in guardia da questi due, Imeneo e Fileto. Quindi bisogna guardarsi, bisogna mettere in guardia i fratelli. E questo è importante. Cioè, non è peccato, non è accusare ingiustamente, mettere in guardia i fratelli da alcuni personaggi che insegnano cose perverse, che diciamo insegnano eresie di perdizione oppure eresie, qualsiasi tipo di eresia, eresie distruttive come anche quella lì contro che dicono che una volta che sono salvati sempre salvati, anche quella è un'eresia distruttiva che fa del male a chi la crea, a chi la accetta, che praticamente intacca la sua crescita spirituale, intacca la sua santificazione. Non porterà più frutto da quel punto di vista, perché tanto chi glielo fa fare a portare frutto, a sacrificarsi, rinunciare a tante cose perché tanto è salvato lo stesso, no? Quindi,
Questo è un insegnamento falso, molto dannoso anche quello di insegnare che la salvezza non si può perdere. E purtroppo dobbiamo mettere in guardia anche da quelli e dobbiamo stare alla larga da questi, perché il contatto che hanno loro sarà sempre un contatto, se qualcuno ce li ha ancora, sappiate che la loro opera sarà distruttiva. Voi forse non ve ne rendete conto, ma dentro di voi farà, come ha detto proprio Paolo, queste falsità vanno rodendo come fa la cancrena. Verrà il momento in cui sentirete veramente la distruzione di queste falsità. Quindi è meglio liberarsi di queste persone senza nessun tipo di problema di coscienza. Perché? Perché sono loro che hanno voluto questo, cioè non è che l'abbiamo cercato noi. Se uno si isola, se uno si allontana dalla verità, non è che siamo noi che ci dobbiamo, per stare vicini a lui, dobbiamo lasciare la via della verità e andare con lui. No, semmai noi lo dobbiamo lasciare andare e aspettare che semmai rientra in se stesso per tornare nella verità, per rientrare nella via della verità. Ma noi non possiamo avere contatti con questi che si sviano dalla verità, perché poi fanno come Imeneo e Filetto, insegnano cose che andranno piano piano rodendo come fa la cancrena. Quindi state attenti, fratelli. Ancora mette in guardia il nostro caro fratello Paolo, ha messo in guardia ancora contro altre persone, ad esempio. Capitolo 2 Timoteo 4, 12. Quanto a Tichico, l'ho mandato ad Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas, da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Alessandro il Ramaio mi ha fatto del male assai. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Da lui guardati anche tu, poiché egli ha fortemente contrastato alle nostre parole. Quindi vedete, qui c'era Alessandro il Ramaio che aveva fatto molto del male a Paolo. E Paolo gliel'ha scritto a Timoteo. Perché gliel'ha scritto? Perché poi glielo dice: da lui guardati anche tu. Quindi ecco perché, fratelli, quando noi riconosciamo un lupo, qualcuno che sbaglia, che può essere pericoloso anche per voi, ma vi mettiamo in guardia, ci dobbiamo mettere in guardia gli uni gli altri. Ma perché è una cosa biblica, cioè non è una cosa che ci siamo inventati noi, non è qualcosa come ci accusano di settarismo, che noi, no, noi mettiamo in guardia perché la scrittura ce l'ordina, perché è giusto che sia così, capite? Qui Paolo dice a Timoteo: guardati da lui perché ha contrastato fortemente alle nostre parole. Ma quelli che contrastano la verità, allora o dimostrano che sono loro nella verità e noi siamo nella menzogna, allora tutti devono allontanarsi da noi e attenersi lui, perché nella menzogna ci siamo noi. Ma se uno vede che quelli lì sono gli altri che sono nella menzogna, bisogna troncare, bisogna guardarsi, perché questi contrastano e voi sapete a chi ci riferiamo. Ci sono molti ancora oggi che continuano a contrastare la verità, le parole degli apostoli, perché qui Paolo ha detto le nostre parole. Diciamo che le nostre parole, non le nostre parole come mia di Giuseppe, ma noi adesso diciamo: guardatevi da quelli che contrastano alle parole degli apostoli, capite? A quelle parole che ha pronunciato Gesù, che vanno contro gli insegnamenti degli apostoli. È quello lo sviamento. Contrastano la verità, praticamente. Quindi bisogna guardarsi anche da questi, che ha fatto tanto del male a Paolo e gli ha resistito, vedete, l'ha contrastato in maniera forte, non in maniera così, che ne so, ha detto: ma fratello, io questo però non l'ho capito. No, l'ha contrastato in maniera forte, in maniera che Paolo dovesse sembrare quello che era nel torto. Invece Paolo era apostolo e dottore dei gentili, era stato costituito da Dio. Semmai era Alessandro il Ramaio che era nell'errore, così come infatti è riportato nella parola. Un altro esempio, no? Cos'è successo?
Andiamo in Galati. Qui c'è uno scontro tra Paolo e Pietro. In Galati, capitolo 2, dal versetto 11. Qui è successo che Paolo sta parlando, sta difendendo la sua autorità. Bene, per dimostrare la sua autorità ha ricordato anche il fatto che ha dovuto riprendere pubblicamente anche l'apostolo Pietro, perché era da condannare. E Paolo scrive queste parole ai Galati. Ma quando Cefa fu venuto ad Antiochia, io gli resistei in faccia perché egli era da condannare. Difatti, prima che fossero venuti certuni provenienti da Giacomo, egli mangiava coi gentili, ma quando costoro furono arrivati, egli prese a ritrarsi e a separarsi per timore di quelli della circoncisione. E gli altri giudei si misero a simulare anch'essi con lui, talché perfino Barnaba fu trascinato dalla loro simulazione. Ma quando vidi che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo, io dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu, che sei giudeo, vivi alla gentile e non alla giudaica, come mai costringi i gentili a giudaizzare? Vedete, cos'era successo? Era successo che i giudei c'era sempre una sorta di esisteva sempre una sorta di pregiudizio, no? Nei confronti dei gentili. Ora, il Dio aveva parlato attraverso una visione a Pietro, gli aveva detto che non doveva chiamare nessuno impuro, quindi nessun gentile doveva chiamarlo impuro. Invece, in un certo momento della sua carriera spirituale, si è trovato di nuovo a commettere questo errore. Si separavano dai gentili per timore dei giudei, cioè della considerazione che i giudei facevano di loro. Talché che anche Barnaba seguì Pietro. Ma Paolo comprese che non si stavano comportando bene. Infatti Paolo dice che Pietro lì era da condannare per quello che stava facendo, perché stava fingendo, stava simulando, stava commettendo un peccato, stava sbagliando, era da condannare. E lo ha ripreso, e c'è scritto qui, al versetto 14, quindi 2:14 di Galati, c'è scritto: ma quando vidi che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo, io dissi a Cefa, in presenza di tutti, vedete? Quindi Paolo lo ha ripreso in presenza di tutti, perché quello che stava commettendo era grave e lo dovevano vedere tutti, perché tutti dovevano imparare, come abbiamo letto che Paolo ha scritto a Timoteo. Tutti dovevano imparare, quindi in questo caso era necessario la riprensione davanti a tutti, perché tutti quelli che simulavano dovevano capire che stavano sbagliando. E anche i gentili che erano maltrattati, quindi erano disprezzati dai giudei, dovevano vedere che le cose non stavano così. Dovevano capire come erano le cose, che Pietro e gli altri che lo seguivano stavano sbagliando. Però vedete, lo ha ripreso davanti a tutti. Quindi ci sono momenti in cui le circostanze obbligano. Ed è bene che la riprensione sia pubblica, però attenzione, queste cose bisogna saperle fare, cioè bisogna sapere quando riprendere privatamente e quando pubblicamente. Se uno non è sicuro di quando riprendere pubblicamente, deve almeno consigliarsi con altri fratelli, no? Sentire, perché tanto non è che ci sta inseguendo nessuno, non è che se uno perde un'oretta o due o un giorno prima della riprensione, non succede niente, quindi quando uno non è sicuro, prima di fare errori gravi, perché se uno non deve riprendere pubblicamente, lo fa pubblicamente, fa un errore lui poi. E dopo deve essere lui ripreso pubblicamente per annullare gli effetti che ha provocato con una riprensione pubblica sbagliata. Capite? Quindi anche qui bisogna avere discernimento e sapienza, evitare ai casi più chiari la riprensione pubblica e magari chiedere anche consiglio, qualora si affacci questa possibilità. Un'altra cosa da tenere da conto
e la confutazione, no? Insieme alla calunnia, perché ci attaccano e ci dicono che accusiamo ingiustamente. E tra queste accuse ingiuste che noi facciamo ci mettono anche la confutazione. Cioè, la confutazione cos'è? È la dimostrazione che un certo insegnamento è falso, e poi segue l'esposizione dell'insegnamento corretto, capite? Quindi la confutazione è un metodo, una tipologia di insegnamento particolare, perché c'è l'insegnamento, ma oltre all'insegnamento si aggiunge anche la dimostrazione per distruggere un falso ragionamento che si fa su una certa dottrina. Quindi la confutazione è un insegnamento un po' più complesso, più completo, dove annulla anche gli altri ragionamenti che sono sbagliati. E questo chi lo faceva? Lo faceva, andiamo a leggere il capitolo 18 di Atti, al versetto 24, diciamo alcuni versetti che riguardano anche Apollo. Or un giudeo per nome Apollo, oriundo d'Alessandria, uomo eloquente e potente nelle scritture, arrivò ad Efeso. Egli era stato ammaestrato nella via del Signore, ed essendo fervente di spirito, parlava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare francamente nella sinagoga, ma Priscilla ed Aquila, uditolo, lo presero con sé e gli esposero più appieno la via di Dio. Poi, volendo egli passare in Acaia, i fratelli ve lo confortarono e scrissero ai discepoli che l'accogliessero. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Infatti, la più grande confutazione che si deve fare per quanto riguarda i giudei è la dimostrazione che Gesù è il Cristo, è il Messia che loro aspettano e che non accettano, non accettavano neanche allora. E invece Apollo, benché, notate bene, benché avesse solo la conoscenza del battesimo di Giovanni, quindi aveva delle gravi limitazioni riguardanti sia gli insegnamenti che anche sicuramente il battesimo con lo Spirito Santo, però benché avesse certe limitazioni, Apollo era eloquente, potente nelle scritture. Poi dice ancora, versetto 28, con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Vedete? Quindi aveva ricevuto delle cose da Dio, ma altre le doveva ancora imparare. Infatti Aquila e Priscilla lo presero con sé perché gli dovevano esporre la verità di Dio con più. Con questo non vuol dire che Aquila, che Priscilla si metteva a insegnare la parola, ma insieme, perché marito e moglie lavorano assieme, anche se uno serve il tè e l'altro sta parlando, stanno tutte e due lavorando per l'esposizione della sana dottrina. Quando uno cucina, perché si sta insieme tutto il giorno, uno parla e l'altro cucina, comunque c'è bisogno anche di quello, quindi alla fine il lavoro va visto complessivamente in maniera familiare, quindi non è che solo chi parla che ha provveduto, ma anche l'altro può, ad esempio, dare una testimonianza, una profezia, una preghiera, anche quello partecipa. Quindi Priscilla ha partecipato all'esposizione della sana dottrina, della dottrina in maniera più completa ad Apollo, ma l'ha fatto nella maniera che gli era concessa di fare, quella biblica, non insegnando la dottrina, che quella. C'era Aquila, suo marito, e quindi doveva provvedere lui. Però nulla toglie che ha partecipato anche Priscilla nelle maniere dovute, perché sicuramente non avrà contrastato la verità e la parola, capite? Comunque, per tornare ad Apollo, vedete che lui confutava pubblicamente addirittura, non solo privatamente.
ma pubblicamente, anche qui vedete la parola pubblica, quindi la confutazione avveniva pubblicamente, perché? Perché ce n'era bisogno, perché diciamo, la falsità era pubblica e quindi anche la confutazione doveva essere pubblica, per annullare e distruggere le falsità che venivano dette contro Gesù in questo caso. Quindi abbiamo visto tutti questi esempi che si muovevano delle accuse che però non erano calunnie. Queste erano accuse veraci, cose vere, cose buone da fare nella Chiesa. Ora facciamo due esempi, voglio farvi due esempi che la Scrittura presenta come calunnie, così per farvi capire che le cose che ci sono, delle cose che si fanno, che si devono fare, e altre invece che non si fanno, che sono condannate dalla Scrittura. Andiamo a quello che ha scritto Matteo, al Vangelo di Matteo, agli ultimi capitoli. Quando Gesù, dopo che fu arrestato, dopo che Gesù fu arrestato, cercavano dei testimoni praticamente. E capitolo 26 di Matteo, al versetto 59. Or i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro a Gesù per farlo morire e non ne trovavano alcuna, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due che dissero: costui ha detto, io posso disfare il tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni. E queste, vedete, qui il sinedrio fece catturare Gesù, ma non avevano elementi per farlo morire. Infatti abbiamo letto, no? Che Ponzio Pilato lo voleva liberare, sapeva che gliel'avevano dato per invidia a Gesù, i farisei, gli scribi e i capi sacerdoti gliel'avevano dato in mano per invidia, perché muoveva le folle, convinceva le folle. E qui Gesù è stato catturato, è stato arrestato e poi, siccome volevano farlo morire, i farisei cercavano, i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano delle false testimonianze, perché di quelle veraci non ne avevano. Cioè Gesù non aveva commesso nulla degno di morte, capite? Non aveva mai sbagliato Gesù. Gesù era il nostro duce perfetto esempio. Quando è vissuto sulla terra, non ha mai fallito niente, né nel parlare né nel comportarsi, niente di niente. Quindi vedete, anche su Gesù muovevano delle accuse, volevano muovere delle accuse contro Gesù, ma non ne avevano di veraci. Quindi cosa hanno pensato bene? Hanno pensato male, diciamo, però così dovevano adempiersi le scritture, che hanno cercato dei falsi testimoni, vedete? Ecco quindi che rientrano come funziona il meccanismo delle calunnie. Quando vogliono fermare qualcuno, lo vogliono eliminare spiritualmente o vogliono renderlo odioso, scusate, vogliono renderlo odioso agli occhi della Chiesa, agli occhi dei santi, muovono delle calunnie, cercano di muovere delle accuse che sono false, capite? Per distruggere la credibilità davanti alla Chiesa di quella persona che invece sta annunziando la verità. Cercano di distruggerlo, anche con false testimonianze. Vedete, la caratteristica della calunnia è che c'è la falsità, capite? C'è la falsità, è un inganno, è tutta una cosa. Un'accusa architettata nell'inganno per distruggere quella persona. E così volevano farlo con Gesù. Volevano bloccare la sua opera, lo volevano eliminare. Talmente l'odio e l'invidia verso di lui era tanta che cercavano di eliminarlo. Però non avevano testimoni, perché non si poteva mettere a morte nessuno se non per la testimonianza di 2 o 3 persone. Uno solo non bastava.
E avevano bisogno di più testimoni, solo i testimoni non erano concordanti, insomma le cose non erano così gravi. Ecco, addirittura vedete, si presentarono questi qui che dissero, si presentarono due che dissero, costui ha detto io posso disfare il tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni. Cioè proprio si stavano attaccando a tutto l'attaccabile, cioè a cose inutili, cose che non Gesù parlava del suo corpo, del tempio del suo corpo innanzitutto. Ma quando mai avrebbe potuto un uomo costruire un tempio in 3 giorni, no? Quel tempio che è durato più di 40 anni, la costruzione di quel tempio. Quindi ci dovevano comprendere che cioè, stava parlando in maniera spirituale, stava dicendo qualcosa che non si riferiva a quel tempio. Ma voi dovete sapere questo, che gli sviati, quelli i malvagi, quelli che non sono nella verità, vivono anche di cattivi sospetti, vivono prendendo a male ogni parola che dicono, che dicono quelli che loro invidiano, quelli che vogliono distruggere, vanno a prendere ogni parola e gli danno un significato negativo, capite? Invece se uno ha il dubbio, glielo chiede, dice, ma fratello, ma hai detto questo, ma per quale motivo hai parlato in questa maniera? Sorella, hai detto questo, ma l'hai detto per male o me l'hai detto per quest'altro motivo? Quindi bisogna sempre chiarire quando ci sono problematiche, dubbi, anziché far lavorare i cattivi sospetti e muovere delle accuse senza motivo. Bisogna chiederglielo, ma fratello, ma a me mi è sembrato di capire, ho capito bene o ho capito male? E quello ti dirà, hai capito male, punto. E la questione si è risolta, non è successo niente, capite? Se invece la cosa va avanti, chi vuole muovere le accuse va avanti, lo fa per cattiveria, per invidia, per proprio interesse personale, per distruggere quella persona. Ecco, queste persone diventano dannose, sono cattive per la Chiesa, sono qualcosa che bisogna eliminare, quindi non bisogna farsi prendere quando ci sono gli estremi, cioè l'unica cosa è bisogna accertarsi che ci siano gli estremi per prendere determinate decisioni. Una volta accertato che la persona ha fatto determinate cose ed è così, allora, tolti i dubbi, allora bisogna agire. Ti ravvedi? Devi chiedere perdono, devi fare questo, questo e quest'altro. Lo fai? No, e allora non puoi stare in mezzo a noi. Perché si è manifestata una persona pericolosa e dannosa, il maldicente, il calunniatore. Capite? Perché poi sono anche sviati di cuore, sono sviati quanto alla verità, perché se fossero nella verità, lo Spirito Santo li guiderebbe a fare le cose giuste, oppure a chiedere, ma ascolta un po', ma fratello, ma tu mi hai fatto questo torto, ma l'hai capito che hai sbagliato o no nei miei confronti? Non dovresti chiedermi scusa? Ecco, così si risolvono le cose. Se invece uno vuole distruggere l'altra persona, allora agirà in questa maniera, agirà in maniera da calunniarlo e muovere contro di lui tutto un insieme di accuse costruite, messe su in piedi, che non corrispondono poi alla verità. Come hanno fatto poi con Gesù e come hanno fatto anche con l'Apostolo Paolo. Andiamo a leggere anche l'Apostolo Paolo è stato soggetto, è stato anche arrestato per delle calunnie. Adesso andiamo a leggere le calunnie che hanno mosso contro l'Apostolo Paolo. Allora, capitolo 21 di Atti, leggiamo dal versetto 27. Or come i 7 giorni erano pressoché compiuti, i giudei dell'Asia, praticamente questo capitolo parla del fatto che Paolo è andato in giro a predicare l'Evangelo, diciamo, poi è tornato e si è presentato al Tempio di Gerusalemme. È andato a Gerusalemme e entrò nel Tempio. E successero questi fatti. Or, come i 7 giorni erano pressoché compiuti, i giudei dell'Asia, vedutolo nel tempio, sollevarono tutta la moltitudine e gli misero le mani addosso, gridando: Uomini israeliti, venite al soccorso, questo è l'uomo che va predicando a tutti
e dappertutto contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. E oltre a ciò ha menato anche dei greci nel tempio e ha profanato questo santo luogo. Infatti avevano veduto prima Trofimo d'Efeso in città con Paolo e pensavano che egli l'avesse menato nel tempio. Tutta la città fu commossa e si fece un concorso di popolo e preso Paolo, lo trassero fuori del tempio e subito le porte furono serrate. E come essi cercavano di ucciderlo, arrivò su al tribuno della corte la voce che tutta Gerusalemme era sossopra. E poi, dopo intervenuto il tribuno, è riuscito a salvargli la vita a Paolo. Ma guardate cosa è successo. È successo che l'hanno visto passeggiare in città con Trofimo d'Efeso. Vedete, queste sono le calunnie. L'hanno visto camminare in città con Trofimo di Efeso, che era un gentile, che non poteva entrare nel tempio, no? Non circonciso. E hanno pensato, vedendolo passeggiare con un gentile, hanno pensato, quel gentile l'ha portato anche dentro il tempio. Ma questa accusa era falsa, Paolo non l'ha portato dentro il tempio, lo sapeva che non poteva portarlo dentro il tempio, perché Paolo era anche un osservatore delle cose che riguardavano le cose del tempio. Infatti fece circoncidere anche Timoteo, non lo fece per ottenere la salvezza, ma per permettergli di frequentare i luoghi dei giudei, che frequentavano anche gli altri giudei, no? Per non avere limiti nel muoversi. E Paolo non era contrario alla legge, non era contrario al tempio, non era contrario al popolo di Israele, anzi era favorevole, solo che esponeva la sana dottrina come doveva essere esposta, come il Dio, come Gesù gli aveva rivelato. Quello che gli dava fastidio a questi era questo fatto, si legge all'inizio, no? Che dappertutto va predicando a tutti e dappertutto, non vi dice niente questo, no? Quando a noi ci accusano, voi parlate contro tutto e contro tutti, no? Ecco, badate bene, sono le stesse calunnie che muovono, non c'è niente di nuovo sotto il sole, vedete? Anche qui questi dicevano, va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo, vedete? Anche noi ci accusano di parlare contro tutto il popolo di Dio. Le stesse accuse sono sempre quelle alla fine le cose. E anche a Gesù fu dato per invidia, fu arrestato per invidia. Anche oggi ci attaccano molte volte anche per invidia, sì. E poi perché la loro dottrina sta venendo meno, la falsa dottrina che insegnano nelle comunità, nelle denominazioni, ma perché la loro dottrina è contaminata da principi massonici. Ecco perché la dobbiamo attaccare. E tutte le denominazioni sono contaminate da questi principi massonici. E quindi dobbiamo distruggere i loro vani ragionamenti. E la loro reazione qual è? È questa: ci accusano falsamente che noi parliamo contro tutto il popolo e contro la legge e contro questo luogo, no? Contro il tempio, contro la chiesa di Dio. Invece non è assolutamente vero. E questo lo fecero anche di Paolo, che lo accusarono che lui parlava contro il tempio, contro il popolo di Israele, ma non era vero. Lui predicava, è vero che certe cose. Ma come fece anche Gesù, come fece anche Stefano, che poi lo uccisero, perché predicando la verità, le persone malvagie, le persone disoneste, intellettualmente disoneste, reagiscono in maniera forte, in maniera o se possono ti eliminano proprio fisicamente, se possono. Se no, cercano di calunniarti e di distruggerti almeno la reputazione, di distruggere la credibilità che i fratelli hanno di te. E queste sono le calunnie, vedi? Poi hanno pensato, qui dice, vedi? Hanno visto Paolo con Trofimo in città e hanno pensato, vedete, al versetto 29, e pensavano che egli l'avesse menato nel tempio. Allora, se lo vedi è un conto. Se ci sono due o tre testimoni che avrebbero visto Paolo e Trofimo entrare nel tempio, e Trofimo era un gentile che non poteva entrare, non circonciso nel tempio,
Allora quell'accusa era giusta. Ma tu non puoi vederlo in città, prima a Gerusalemme, Paolo che gira con un gentile, e poi presumi che siano entrati nel tempio assieme. Cioè, capite? Vedete, questa presunzione, questo pensiero sbagliato è una calunnia, diventa un'accusa grave perché Paolo rischiava la vita, hanno cercato di ucciderlo. Vedete, poi questo loro modo di fare, che cosa ha portato? Guardate un po', perché la città gli ha dato retta. Se le persone fossero state più attente, dove sono i testimoni che l'hanno visto dentro il tempio? Avrebbero dovuto dire. Dove sono? Perché pensate che ma l'avete visto in città? Ma è dentro il tempio, l'avete visto pure? Queste erano le domande da fare. Invece, senza fare queste domande, guardate cos'è successo. Tutta la città fu commossa e si fece un concorso di popolo. E preso Paolo, lo trassero fuori del tempio. Capite? Quindi tutta la città addirittura fu mossa contro l'apostolo Paolo. Capite? Fu commossa, cioè convinsero tutta la città ad andare contro Paolo, calunniandolo, perché è una calunnia questa, è un'accusa falsa. Lui non ha portato, a parte che non parlava contro il popolo e contro il tempio, perché quello era il vero motivo per cui volevano eliminare Paolo, era quello il vero motivo. Ma non aveva neanche fatto l'altra cosa di cui l'avevano accusato, cioè di portare un gentile nel tempio. Assolutamente no, non l'ha fatto. Però lo pensavano, vedete, hanno fatto un'associazione sbagliata. Vi faccio un esempio, no? Se qualcuno mi vede in piazza, no? In piazza passeggiare con una donna, magari. Sarà una persona che la sto accompagnando perché si è smarrita. Una straniera mi dice dove posso andare, dov'è la farmacia? Allora non riesco a comunicare, l'accompagno e io la porto in farmacia. Non si può pensare che ho fatto 10 metri con questa donna che è la mia amante, capite, no? Non si può arrivare subito a questa presunzione. Una cosa è se si hanno le prove certe, un'altra è fare delle presunzioni, delle congetture basate sul nulla, capite? È chiaro che se vedi due mano nella mano è un conto, ma se passeggiano assieme non vuol dire niente, può non voler dire niente, bisogna vedere. Bisogna vedere, se sono in albergo assieme, nella stessa stanza, è un conto. Se si incontrano giù in portineria, non vuol dire niente, cioè, capite? Quindi, questo perché? Perché bisogna stare attenti alle calunnie, perché fanno di tutto per muovere contro di noi e contro la verità, ma soprattutto perché vogliono fermare la verità. Perché noi contiamo ben poco, noi siamo uomini, tutti noi siamo solo uomini. Quello che vogliono fare, che il diavolo vuole fare, non è tanto gli uomini che noi siamo sempre carne e polvere, ma il diavolo cerca di fermare la verità, che si diffonde sempre più. Capite? E questo è l'obiettivo del diavolo. E siccome la verità viene portata avanti da dei fratelli, ecco che il diavolo attacca i fratelli con le calunnie e con la maldicenza. Quindi noi dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti a questo, attentissimi, perché se noi ascoltiamo delle accuse contro un fratello, contro una sorella, dobbiamo avere le prove per portarle avanti queste accuse. Se non ci portano delle prove, quando ci accusano a noi, no? Ci presentano delle accuse anche contro altri fratelli, se non ci portano delle prove, noi dobbiamo respingere subito quell'accusa e ammonire, addirittura se non è in grado di provarlo, ammonire quella persona che ci ha detto tali cose. Cioè, riprenderlo almeno, fargli capire, guarda che stai facendo girare una cosa che non è sicura, quindi può essere una calunnia. Ti stai prestando al lavoro del calunniatore, che è il diavolo, capite? Quindi è importante che le cose siano fatte nella maniera corretta, corretta. Le accuse ci possono essere, si può muovere delle accuse, però bisogna avere le prove. Quando non ci sono le prove, siamo in presenza di calunnie, quindi di calunnie e di maldicenza. Quindi in quel caso dobbiamo reagire.
nella maniera corretta. Fermare e ammonire quel fratello, quella sorella. Perché? Perché dobbiamo bloccare, dobbiamo fare da muro. Ognuno di noi è un muro della Chiesa, capite? Noi siamo come tanti soldati messi schierati, no? Pensate ai romani, come erano schierati, erano tutti schierati, tutti con lo scudo, tutti chiusi, tutti serrati, pronti ad andare in guerra. Il nemico non poteva penetrare se rimanevano uniti e bloccati l'uno con l'altro. Ma se questi qui cominciano a togliersi, comincia a abbassare lo scudo uno, comincia a togliersi dallo schieramento, lì si apre un buco, capite? Quindi ognuno di noi deve fare il suo lavoro. Se lo fanno tutti, la Chiesa rimane sempre ferma e non subisce dei danni. Se invece anche solo uno non fa il suo lavoro, succede che praticamente la maldicenza penetra e può provocare dei danni a molte più persone. Quindi bisogna lavorare tutti, concentrati. Bisogna che queste cose le impariamo, ci riflettiamo su, preghiamo il Signore che ci aiuti, ci dia sapienza anche per riconoscere le calunnie e la maldicenza, per bloccarle, perché ognuno di noi deve fare da filtro. Capite? Se ognuno fa il suo lavoro, praticamente il lavoro degli altri è più leggero, nel senso che ognuno si può dedicare meglio ad altri. Quando invece alcuni non fanno il loro lavoro, cosa succede? Succede che tutto il lavoro poi cade poi addosso di poche persone, di una persona, e lui poi deve sbrigare tutto quello che gli altri non hanno fatto. Perché così è successo, no? È successo anche da poco. Se la maldicenza veniva fermata, bloccata a suo tempo, da chi doveva farlo, praticamente non sarebbe successo niente di grave, perché quella persona avrebbe valutato da subito che le cose che stava sbagliando, e non si sarebbe arrivati poi a un estremo come siamo arrivati. Ma questo perché, badate bene, quando ci sono calunnie e maldicenza, qualcosa succede sempre. Succede, qualcosa succede. Se arrivano a destinazione e nessuno le ferma, possono danneggiare ingiustamente qualche credente. Se invece vengono fermate, si dà un grande insegnamento a colui che stava sbagliando. Eh sì, è al maligno che si ferma l'opera di distruzione che aveva cercato di introdurre nella Chiesa di Dio. Quindi, quando vediamo dei peccati, dobbiamo considerare, quindi, considerare come agire contro questi peccati. Dobbiamo riprenderli, quando riprenderli privatamente, quando riprenderli pubblicamente. Quando ci arrivano delle accuse, noi non ne siamo sicuri perché noi non eravamo presenti, non abbiamo seguito, non abbiamo capito, allora in quel caso abbiamo bisogno di prove per continuare a far girare queste accuse, per poterle affrontare. Se non ci sono prove, può essere pure vero, ma se non ci sono prove, è meglio lasciare stare. È meglio lasciare stare, perché se non ci sono prove, anche se l'accusa può essere vera, cioè, non ci sono prove. Se non siamo sicuri, se non ci sono due o tre testimoni, non ci sono altri elementi, che lo provano, non si può far girare questa cosa. Può essere pure vero, ma non ci sono le prove, quindi dobbiamo lasciare. E questa era l'esortazione che volevo darvi, fratelli, affinché consideriate anche queste cose che sono importanti nella Chiesa. Nella Chiesa, perché ognuno di noi deve fare anche da filtro, deve bloccare tutto quello che può danneggiare la Chiesa. Ci sono i guardiani, però talvolta siamo chiamati tutti ad essere guardiani. Almeno con le orecchie dobbiamo essere dei guardiani tutti quanti. Quindi non dobbiamo essere troppo veloci nell'accettare delle accuse. Contro chi che sia, non importa se sia un semplice fratello, un anziano, un dottore. Bisogna che tutto sia provato. Se non è provato, lasciate stare. Vuol dire che non è. Perché tanto è Dio, non bisogna avere fretta, perché se uno è falso,
Se uno è veramente un ladro, se uno lo fa per interessi suoi, quello che sta facendo, preghiamo, perché tanto il Signore lo fa manifestare. Se non abbiamo le prove, non ci possiamo muovere ad accusarlo, a muoverci senza prove. Quindi dobbiamo avere pazienza, perché tanto il Signore li farà manifestare. Questo era quello che volevo dirvi questa sera. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.